manifestazione che si terrà sabato 2 giugno a Roma, si chiama La Repubblica Siamo Noi, per dire molto chiaramente che la Repubblica non è assenza di monarchia, ma è res pubblica, cosa pubblica, e quindi in piazza ci sarà il movimento dell'acqua, un anno dopo la straordinaria vittoria referendaria, il cui esito continua a essere disconosciuto dalle istituzioni. Ci saranno tutti i movimenti in lotta per i beni comuni in questo paese, e proprio i tragici avvenimenti di questi giorni nell'Emilia, il terremoto, daranno ragioni ancora più profonde a quella presenza in piazza per dire che c'è un altro modo di uscire dalla crisi, che è quello dell'abbandono delle politiche liberiste che la crisi hanno provocato, e invece l'attenzione alla cura del territorio, alla cura dell'acqua, alla riappropriazione sociale di tutti i beni comuni e alla costruzione di una nuova democrazia. Un anno fa 27 milioni di donne e di uomini hanno votato sì a due referendum sull'acqua, costruendo la più grande coalizione sociale degli ultimi decenni e mettendo in campo un protagonismo sociale dal basso che non si vedeva da moltissimo tempo. Quel referendum continua a non essere rispettato, le privatizzazioni proseguono, i governi che sono succeduti continuano a non riconoscere, come se si fosse passato dal privato e bello che ci raccontavano qualche anno fa al fatto che oggi ci dicono: bene, abbiamo capito che voi non siete d'accordo, ma vi diciamo che il privato è obbligatorio e ineluttabile. E cioè come se si dicesse che siccome esistono queste divinità che sono i mercati che tutto governano, le esigenze dei mercati prevalgono sulla democrazia. Noi siamo qui oggi per dire che invece un altro modello sociale è possibile, e nasce esattamente innanzitutto dal riconoscimento del voto referendario e dal rispetto della democrazia, perché un voto costituzionalmente garantito non può essere scippato. Grazie mille anche per essere venuto. Insomma, qui. Buonasera a tutti, oggi apriamo questo è il primo incontro di una serie di quattro incontri sulla democrazia, legati tutti in qualche modo alla democrazia. E oggi abbiamo il piacere di avere Marco Bersani per discutere di beni comuni sul territorio e di come essi si collegano alla democrazia. Il prossimo incontro è il 5 giugno, se non sbaglio. Sì, il 5 giugno, su Sapere e Democrazia. E l'11 con l'Ambini dopo. Dicevo, questo è il primo incontro che abbiamo voluto dedicare al tema dei beni comuni. La scelta di partire dal tema dei beni comuni in collegamento con la democrazia non è stata casuale, perché riteniamo che la categoria dei beni comuni sia stato un po' il filo rosso che ha legato tutte le battaglie che si sono sviluppate nell'ultimo anno. Il tema dei beni comuni è centrale nella battaglia degli studenti universitari in difesa dell'università pubblica. Il tema dei beni comuni è centrale nella battaglia del movimento Novatab, a difesa del proprio territorio. Ancora il movimento dei beni comuni è centrale nel discorso del comitato del movimento referendario che si è sviluppato per la ripubblicizzazione del servizio idrico. In questo il movimento referendario ha avuto un grande merito, ossia quello di portare all'interno del dibattito politico una categoria che era stata per anni esclusa. Infatti la categoria dei beni comuni già da prima, a partire dagli anni 70, aveva conosciuto l'oblio sia anche nel pensiero accademico, ma anche tra i movimenti, perché con l'affermarsi della scuola di Chicago, con tutto il pensiero neoliberale che era diventato pervasivo non solo in ambito economico ma in tutte le scienze sociali, aveva condannato un po' i beni comuni a questa damnatio memoriae. E diciamo questo tema è stato poi riabilitato a partire dai primi anni 90, sia dal punto di vista accademico, con appunto una rielaborazione, una ripresa di questa categoria, sia da parte dei movimenti, come per esempio l'esperienza dell'esercito zapatista di liberazione nazionale in Chiapas, che aveva appunto riaffermato con forza questo elemento della madre terra come bene comune che fosse sottratto al profitto privato. E qui veniamo poi all'esperienza italiana con il movimento referendario, che ha veramente avuto la capacità di riproporre come centrale del dibattito politico questo tema. E a partire dai beni comuni, cioè, si sviluppa un tema più ampio, perché parlare della ripubblicizzazione del servizio idrico non significa parlare di un fatto isolato, ma si tratta di ragionare su un altro modello di sviluppo, differente rispetto a quello neoliberale.
modello di sviluppo che appunto non solo in campo economico, ma in campo sociale, in campo politico. E per questo abbiamo deciso di invitare Marco Bersani, che fa parte del Forum Nazionale dei Movimenti per l'Acqua, nonché di ATTAC, e poi sempre per raccontarci un po' l'esperienza del movimento universitario, Elena Monticelli, del Coordinamento Nazionale Universitario di Link. Lascio la parola a Elena. E... allora, io provo un attimino a insomma, fare un ragionamento che diciamo, anche all'interno della rete della conoscenza abbiamo provato anche a farci nel momento in cui abbiamo deciso di appoggiare pienamente la battaglia del coordinamento dell'acqua, soprattutto perché abbiamo sentito appunto non come una battaglia alla quale dare solidarietà, ma la battaglia di tutti, perché il risultato referendario ci ha consegnato proprio questo. E il ragionamento che noi abbiamo iniziato a fare era appunto non soltanto quello di vedere la battaglia dell'acqua come una battaglia alla quale unirci, quindi provare a fare, perché l'anno scorso è stato un anno anche molto forte di mobilitazione, nel quale noi abbiamo deciso anche di scendere in piazza ad esempio col movimento dei lavoratori, e non per cercare appunto di fare la sommatoria delle varie battaglie, ma provare a ragionare sopra e provare invece a costruire anche un forte discorso politico su quello che poteva legare la battaglia degli studenti contro una riforma universitaria e contro tutti i provvedimenti che tendono a privatizzare l'università e la battaglia del Movimento per l'Acqua. Ovviamente la prima analisi che noi abbiamo fatto è chiederci cosa fossero i beni comuni, perché come diceva a un certo punto anche lo stesso Rodotà, se la categoria dei beni comuni rimane nebulosa e ad essa si include tutto, il contrario di tutto, allora può accadere che perda la capacità di individuare proprio le situazioni in cui il bene comune invece esprime tutta la sua forza. E quindi noi abbiamo anche provato a interrogarci ad esempio sul sapere. Siamo convinti che il sapere sia un bene comune, nel senso che il sapere deve essere accessibile e non escludibile a tutti, e per tale motivo ovviamente il sapere bene comune non è soltanto il sapere che viene fruito all'interno delle scuole e delle università, c'è cioè tutta una parte anche di sapere che nella quale si può usufruire anche fuori dalle università, dalla cultura alla quale noi possiamo accedere attraverso i teatri, quindi anche la connessione con le battaglie che sono state fatte ad esempio prendo il caso del Teatro Valle, tutto il discorso anche sulla cultura accessibile a tutti, piuttosto che tutto il ragionamento anche sul contrario al copyright ad esempio, quindi pensare anche a una funzione di sapere completamente diversa. Però ovviamente la nostra battaglia principale è ad oggi quella di una ripubblicizzazione dell'università e delle scuole, e questo perché sembra diciamo un paradosso, nel senso che ad oggi comunque la scuola è accessibile a tutti, cioè in qualche maniera noi siamo convinti che la privatizzazione dell'università, nonostante sia stata approvata la Gelmini, sia molto lontana, in realtà non è così, cioè nel senso che noi ad oggi piano piano viviamo sempre di più una privatizzazione poi materiale all'interno dell'università, non soltanto perché ad oggi con la Gelmini noi abbiamo i privati all'interno dei consigli di amministrazione, quindi materialmente delle persone che decideranno anche sulla didattica e sulla ricerca, ma perché la privatizzazione dell'università si sta esplicando con lenti processi che sono tutti connessi l'uno all'altro, a partire appunto dal taglio delle risorse, e quindi e questo sappiamo bene che con l'approvazione anche del pareggio di bilancio in Costituzione vorrà dire che se noi siamo scesi nelle piazze per anni a dire che era incostituzionale non investire nell'università, ad oggi qualcuno ci dirà che è incostituzionale che noi chiediamo più investimenti in scuola e università. Quindi attenzione, già questa è una limitazione, è una privatizzazione anche di fatto dell'accesso all'università, così come appunto il taglio strutturale di fondi determina un calo totale dei servizi all'interno dell'università. Vi pongo un esempio molto pratico: intere facoltà, come ad esempio quella della Sapienza e Giurisprudenza, sta eliminando dei corsi, si seguono le lezioni 1000 persone, e quindi vuol dire che il prossimo anno il numero chiuso non sarà più un tabù, anzi verrà sdoganato. Quindi in qualche maniera bisognerà ridurre sempre più il numero di studenti che già ad oggi si stanno riducendo all'interno dell'università, perché già ad oggi il rapporto di Alma Laurea ci consegna che c'è una riduzione anche degli sgroppi all'università. Sì, e in tutto ciò anche all'interno degli ultimi decreti e degli ultimi provvedimenti noi vediamo che si sta puntando a un forte investimento, anche un forte sdoganamento del prestito d'onore, quindi il sistema di indebitamento.
Ed esempio, se noi vediamo anche quello che è avvenuto negli Stati Uniti con la protesta degli studenti americani, l'indebitamento degli studenti ha superato l'indebitamento delle carte di credito, cioè quindi ad oggi è un problema sociale reale. L'innalzamento delle tasse sarà una cosa che si verificherà automaticamente nel prossimo anno in tutti gli atenei. L'innalzamento delle tasse regionali, il fatto che non sono state finanziate completamente le borse di studio, che c'è un taglio strutturale che ad oggi i non vincitori sono tantissimi, aumenteranno il prossimo anno. Quindi tutto questo ci consegna il fatto che noi ad oggi ci dobbiamo porre il tema di come ripubblicizzare l'università, perché l'università già va in una direzione per la quale il sapere, appunto quello fruibile all'interno dell'università e delle scuole, non sarà più un bene comune, ma sarà sempre di più accessibile a pochi. Cioè, sembra un discorso banale, ma non lo è. Noi quando abbiamo incontrato anche per esempio gli studenti del Cile che stavano facendo, sapete bene, portato avanti una battaglia fortissima all'interno del loro paese, quello, ascoltando i loro discorsi, quello che si evinceva è che loro erano già uno stadio ancora più avanti del nostro, e questo perché anche quelle sono state le politiche che sono state adottate nel Cile, come appunto quelle che ricordava anche prima Antonella, sul fatto che poi a un certo punto nella fase successiva si è investito, cioè si sono fatte proprio appositamente delle politiche sempre più di stampo neoliberale legate appunto alla scuola di Chicago, eccetera. Quindi c'è stata una privatizzazione anche reale di quella che è l'università. Quindi ovviamente il rapporto tra le battaglie dell'università e le battaglie dell'acqua pubblica sono strettamente connessi da questo filologico, cioè dal fatto che se è vero che non tutto deve diventare bene comune, perché poi questo termine, no, sempre avviene, che era qualcosa che era diventato anche, diciamo, una parola forte di una coalizione sociale che aveva portato in piazza anche tantissime persone l'anno scorso, adesso sembra essere diventato un termine di tutti, quindi se ne sta facendo, lo si sta inflazionando per farlo perdere di significato. Quindi io credo che il nostro compito sia anche quello invece di tracciare degli steccati e dire cosa è bene comune e cosa non lo è, e come lo si va anche a difendere, come si parla di ripubblicizzazione sia dell'università sia dell'acqua pubblica. Quindi io penso che in questo il Movimento per l'Acqua ci abbia insegnato tantissimo, anche da un punto di vista di riuscire a portare avanti ad esempio un movimento molto largo nel quale tutti si siano sentiti, abbiano avvertito questa battaglia come propria. Per esempio noi studenti ad oggi abbiamo questa necessità di fare in modo che la battaglia sull'università pubblica diventi la battaglia delle nostre famiglie, ma non solo perché ci finanziano magari all'università, ma perché diventino veramente la battaglia di cittadinanza di tutto il paese, perché purtroppo ad oggi molto spesso è stata appaltata, se passatemi il termine, soltanto al movimento studentesco, non riuscendo ad andare fino in fondo ad analizzare quale fosse l'importanza di quella battaglia lì. Quindi questo. E poi l'altra connessione che noi dobbiamo ritrovare, appunto, il Movimento per l'Acqua e quindi dell'Acqua Bene Comune ha sempre portato avanti una battaglia sul tema della democrazia, quindi come poi ad un certo punto, una volta ripubblicizzata l'acqua, ci si pone il tema di come viene gestita, e quindi anche il tema del pubblico partecipato, ad esempio di forme di partecipazione. Ecco, questo è fondamentale, perché non basta semplicemente dire noi vogliamo anche un'università pubblica completamente finanziata e statale, se poi ci ritroviamo all'interno di meccanismi che ben conosciamo, di baronie, di sprechi che esistono sicuramente all'università, ma non abbiamo nessun organo, nessun luogo nel quale far pesare anche la nostra forza. E quindi provare invece su questo, a mettere in campo anche dei referendum autogestiti, fare delle battaglie su richiedere più democrazia all'interno delle scuole, all'interno delle università, ecco, questa è un'altra connessione al movimento dell'acqua, cioè quasi a dire a noi non basta semplicemente che l'università sia finanziata dallo Stato, ma noi vogliamo poter dire una serie di cose, per esempio vogliamo anche dire che cosa si produce a livello di saperi all'interno delle nostre università, perché poi è importante, appunto, ripeto, che ci sia molta ricerca e che ci sia una didattica di qualità, però noi saremmo veramente contenti se ci fosse una didattica di qualità che va sempre nella direzione, ad esempio, di investire su, penso all'ingegneria meccanica, sulla costruzione dei SUV, piuttosto che di nuovo sulle energie inquinanti, piuttosto che ad esempio nella mia facoltà, la facoltà di economia, continuare a insegnare soltanto un certo tipo di economia e quindi ancora di più la dinamica neoliberista, eccetera. No, cioè, quindi la questione di provare a riappropriarsi anche di un pezzo di democrazia all'interno dell'università vuol dire anche poter dire
cioè che non è possibile che in alcune facoltà non si insegni un sapere anche differente, non si dia anche una moltitudine di punti di vista. E quindi di conseguenza che cosa si produce a livello di saperi? E quindi per questo io dico che il tema della democrazia e della gestione anche dei beni comuni è un tema che ci tocca non soltanto per connessione, ripeto, sul tema dell'acqua, ma anche perché lo dobbiamo saper connettere alle nostre battaglie all'università. Quindi io provo anche a chiudere, poi magari diciamo possiamo farci le domande anche successivamente. Io credo che noi dobbiamo anche un po' capire che fare, e io penso che innanzitutto il che fare sia, al di là insomma, delle battaglie che noi stiamo continuando a portare avanti, abbiamo portato avanti la battaglia contro l'abolizione del valore legale, ad esempio il titolo di studio, che sembra una battaglia ideologica, ma in questa situazione finanziaria dell'università, in questo attacco frontale all'università, vuol dire sdoganare anche l'ultimo tappo, far saltare l'ultimo tappo e dire vabbè, a questo punto costruiamo pochi poli di eccellenza e lasciamo morire tutta una serie anche di università, penso a quelle del sud, tanto non serve più il pezzo di carta e tutto quanto. Però io credo che noi all'interno dell'università dobbiamo sia portare avanti, ripeto, le nostre battaglie, ma sia portare all'interno dei nostri atenei, come già stiamo facendo, le battaglie del movimento dell'acqua, quindi penso alla battaglia dell'obbedienza civile, nonché provare a inventarci anche delle battaglie nuove su questi temi qui. Penso all'esperienza dei compagni di Padova, che ad esempio hanno fatto tutta una battaglia all'interno della loro mensa per avere le brocche, per avere i bicchieri riciclabili. E quindi hanno fatto una battaglia anche forte per riconvertire, sembra banale, però partendo dal tema dell'acqua pubblica, come praticamente rendere sostenibile questo modello all'interno del loro luogo di partecipazione che era l'università. Quindi io credo anche che non basta semplicemente un appoggio a tutta una serie di battaglie, ma noi dobbiamo anche dare un esempio, cioè provare a interrogarci come a partire dai nostri luoghi noi riusciamo a creare dei cortocircuiti che possono sembrare banali, perché magari dare il bicchiere riciclabile al nostro compagno, cioè, sembra una cosa molto riduttiva di un discorso più ampio sui beni comuni, ma se su quello noi abbiamo la capacità di costruire un discorso politico forte che parla di un altro modello di sviluppo e che intreccia le battaglie sul sapere alle battaglie più ampie sui beni comuni, noi sicuramente a partire anche da una vertenza molto piccola riusciamo a costruire anche una coscienza anche molto più forte, perché poi, ripeto, il risultato dell'anno scorso ci consegna il fatto che nel momento in cui si fa un'operazione anche capillare su tutta una serie di temi è possibile vincere. Purtroppo sappiamo bene che ad oggi l'attacco al risultato referendario è sistematico, lo si vuole cancellare, c'è una volontà di espropriare la volontà democratica di 27 milioni di persone, e quindi anche riprendere queste battaglie all'interno dei nostri atenei diventa assolutamente fondamentale, ripeto, non per fare la difesa di un risultato in qualche maniera è fondamentale, ma per dire che quel risultato lì rappresenta veramente un'alternativa a un modello di sviluppo, un'alternativa reale, quindi ripeto, non una costruzione di un'opposizione basata su delle alleanze fine a se stesse, ma realmente su dei temi forti, e su quello provare a riaggregare in un periodo difficile come questo le persone, gli studenti, per provare a creare un'alternativa forte e un'uscita dalla crisi che non sia, ripeto, quella della privatizzazione tout court di tutti i beni comuni come vogliono fare, perché c'è la spending review, perché dobbiamo risparmiare e quindi di conseguenza dobbiamo tagliare e privatizzare, ma dare un'uscita da questa crisi che invece sia un cambiamento, uno stravolgimento totale di un sistema. Grazie. Grazie Elena per il contributo, penso che ci abbia dato delle riflessioni abbastanza ampie su come sia necessario superare appunto le battaglie settoriali, come tutte le nostre battaglie siano poco legate, come diciamo all'inizio, siano collegate perché parlano di un altro modello di sviluppo alternativo a quello capitalistico che ci è stato imposto come dominante, e quindi come si può costruire con l'esperienza, le nostre varie esperienze sommate insieme, come possono portare ad un altro modello, allo sviluppo di quest'altro modello. Ora passo la parola a Marco Bersani, che dicevo del forum per i movimenti dell'acqua e di ATTAC. Voi sentite, sì, non si sente. Tanto ciao a tutti e a tutti, e anche complimenti per il fatto di fare le cose in piazza, nel senso che secondo me dovrebbe diventare una modalità usuale quella di non stare nelle stanze chiuse, ma
di cominciare a stare all'aperto, perché anche questa è una riappropriazione degli spazi, anche dei legami sociali. Io diciamo mi inserisco sul ragionamento fatto da Elena. Beh, intanto una prima connessione fra tutte le lotte succederà sabato prossimo, quindi il 2 giugno in Piazza Roma sarà la manifestazione promossa dal Movimento dell'Acqua, ma anche da tutti gli altri movimenti, chiamiamoli per i beni comuni per semplificare, che dirà la Repubblica siamo noi, e lo dirà a ragion veduta, nel senso che in questo paese da troppo tempo si è dimenticato che Repubblica significa res pubblica, cioè cosa pubblica. Anzi, addirittura c'è un'idea che le politiche liberiste, i poteri forti hanno in mente di che cos'è la funzione pubblica. E infatti ufficialmente la festa della Repubblica viene celebrata con le forze armate e con la sfilata dei mezzi di guerra, quasi che quella fosse l'unica funzione assegnata al pubblico, cioè l'idea che il pubblico serve per produrre competizione militare fra gli stati, e all'interno che il pubblico serve al controllo sociale. Perché? Perché tutte le altre funzioni pubbliche invece devono essere affidate ai mercati, è quello che è successo in questi anni. Allora io provo a partire da due fatti per dire qual è la forbice dove siamo immersi collettivamente. Il primo fatto è un rapporto del Fondo Monetario Internazionale di un mese fa che scrive molto preoccupato all'Europa dicendo: guardate, voi state andando incontro a un problema gigantesco che è dovuto al fatto che le vostre popolazioni da qui al 2050 avranno un'aspettativa di vita di 3 anni in più, e che questo renderà economicamente insostenibile tutte le politiche di welfare. Ed è un rapporto intero molto allarmato su questo fatto. L'altro fatto è che il 12 e 13 giugno dell'anno scorso abbiamo vinto un referendum. Ecco, noi siamo dentro questi due estremi, e siamo dentro questa contraddizione, cioè tra chi, utilizzando la crisi, pensa che va ricostruito il comando sociale sotto altre forme, per poter proseguire con l'espropriazione di tutti i beni e la messa a valorizzazione finanziaria di tutto ciò che ci appartiene, e chi, cioè i 27 milioni di donne e uomini che l'anno scorso hanno fatto passi attivi per produrre una vittoria referendaria che non ha precedenti, che dicono: no, guardate, quella favola che ci avete raccontato per 40 anni che bastava lasciare il mercato libero di dispiegarsi, questo avrebbe prodotto benessere per tutti, non ci crediamo più. Noi siamo esattamente dentro questa forbice, e a me non stupisce che attacchino il risultato referendario, perché se non lo attaccassero voleva dire che noi non avevamo inciso, voleva dire che il referendum parlava di cose astratte. Invece, siccome il referendum parlava di cose concrete, diceva fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua, è chiaro che questo è andato a intaccare direttamente uno degli elementi su cui invece la valorizzazione finanziaria punta per poter superare la crisi, e cioè mettere sul mercato esattamente tutto quello che ci appartiene. Ed è quindi evidente che, avendo i poteri forti una tavola imbandita, si erano accomodati di 76 miliardi di investimenti, è chiaro che noi, avendo tolto la tovaglia, loro dovevano reagire, e stanno reagendo, stanno dicendo esattamente che il voto referendario non va riconosciuto, ma stanno agendo anche attivamente. Voi sapete che l'autorità per l'energia elettrica e il gas è stata incaricata di scrivere la nuova norma tariffaria sull'acqua, che, per carità, chiariscono nel mandato, non può contenere l'adeguata remunerazione del capitale investito, cioè i profitti per i gestori, che noi abbiamo abrogato con il referendum. È uscito il documento dell'Authority dove, sotto un'altra voce, ritorna esattamente l'adeguata remunerazione del capitale investito, cioè fanno il processo che c'è stato esattamente sulla questione del finanziamento pubblico ai partiti, che hanno detto abrogato il finanziamento pubblico, chiamiamolo rimborso elettorale. Qui sta succedendo esattamente la stessa cosa. Ma perché la partita è così drammatica, cioè così tra due estremi senza possibilità di mezzo? Perché? Perché la crisi è una crisi sistemica, cioè la crisi in cui noi siamo immersi non è semplicemente
diciamo, una crisi ciclica. Perché? Perché mette insieme la crisi economica, la crisi finanziaria, la crisi sociale, la crisi ecologica, la crisi di democrazia, cioè vengono al pettine moltissimi nodi che rendono sostanzialmente impossibili scelte tra virgolette di mediazione, cioè o si inverte la rotta e si cambia il modello sociale, o se questo modello sociale deve proseguire è semplicemente necessitato a mettere sul mercato esattamente l'intera vita delle persone. Attenzione che questa non è una crisi provocata dalla finanza, quello che ci raccontano, diciamo che ce ne raccontano diverse. Una, la prima che ci raccontano è che noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, detto poi in un paese dalla profonda cultura cattolica che non aspetta altro di avere dei sensi di colpa, è perfetta, se poi è pure detta dal grande papà Severo che tutte le sere sobrio e cinico ci dice esattamente tutte le nostre colpe, è evidente che questa cosa pesa. Ci dicono anche che la crisi è provocata da una finanza cattiva che un giorno è intervenuta su un'economia buona, che quindi basta rimettere la finanza cattiva al suo posto e le cose si tornano a essere quelle normali. Non è così, perché questa è una crisi che parte da lontano, parte esattamente da quella favola che ci hanno raccontato, perché grazie a una serie di innovazioni tecnologiche, pensate nel campo dei trasporti, della comunicazione, dell'informatica, qualcuno a un certo punto ha detto: beh, grazie a queste innovazioni tecnologiche possiamo fare dell'intero pianeta un unico grande mercato. Anzi, se lasciamo questo mercato libero di dispiegarsi, gli togliamo tutti quei lacci e lacciuoli, vincoli sociali, vincoli ambientali, diritti, no? Figli anche di una storia che era stata sconfitta, e permettiamo al mercato di fare da solo, tutto questo produrrà un'enorme ricchezza che non eliminerà le diseguaglianze sociali, ma a cascata produrrà benessere per tutti. Quella favola trova già un suo primo momento di impasse alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Perché trova questa impasse? Beh, trova questa impasse perché invece che produrre benessere per tutti, ha talmente approfondito la forbice fra ricchi e poveri del pianeta, per cui una grande maggioranza della popolazione del pianeta si è trovata in una condizione di fuori mercato, cioè talmente impoverita e depredata da non poter comprare più nulla. Contemporaneamente l'altra parte del pianeta, quella a cui noi apparteniamo, con diverse stratificazioni sociali all'interno, cioè quella che può comprare, aveva sostanzialmente già comprato tutto. Perché io posso con la pubblicità convincervi che la vostra automobile ogni due anni va cambiata, ma voi non potete comprare 10 automobili a testa. Io posso convincere soprattutto i più giovani, sempre con miliardi di pubblicità, che il telefonino che avete in tasca oggi, il mese prossimo, è obsoleto perché esce un nuovo modello con nuovi gadget, ma voi non potete comprare 10 cellulari a testa. Cioè c'è un certo punto in cui si arriva a una saturazione dei beni comprati rispetto ai quali o io trovo nuovi mercati in cui investire o mi trovo in una situazione di sovrapproduzione, che è esattamente il primo impasse in cui si è trovato questo modello. Produce beni materiali, questi beni materiali sono comprati fino, diciamo, a una sorta di saturazione da chi ha potere d'acquisto, da chi può oggettivamente comprare, ma non possono essere comprati da quelli che invece dovrebbero poterli comprare, perché sono stati talmente impoveriti da essere considerati fuori mercato. È lì che viene aperta e spalancata la porta alla finanza. Ma attenzione, la finanza non ha provocato la crisi, la finanza ha posticipato la crisi di altri 25 anni. Cioè la crisi è cominciata lì, qualcuno ha cominciato a dire: beh, se non possiamo fare profitti vendendo e scambiando beni, dobbiamo cominciare a fare profitti vendendo e scambiando denaro. E lì si è spalancata la porta della finanza, fino ai livelli da incubo in cui noi siamo oggi immersi. Oggi diventano familiari parole che prima non sapevamo cosa fossero, anzi noi le pagine di economia per moltissimi anni eravamo abituati, no? Che uno leggeva il giornale, quando arrivava la pagina di economia le saltava perché non ci capiva niente, oggi le saltiamo perché ci terrorizzano, e però cominciano a essere familiari parole che prima non conoscevamo, e però cominciano a essere familiari perché dobbiamo capire in quale incubo siamo finiti. Io vi do solo un paio di dati per darvi l'idea. Il primo dato è che
voi sapete che esiste la finanza regolamentata e la finanza cosiddetta ombra. La finanza regolamentata è quella che passa attraverso le borse. A me fa sorridere dire che la finanza che passa attraverso le borse è quella regolamentata, ma è così, quella è quella regolamentata. E poi esiste invece la finanza non regolamentata, si chiama over the counter. Bene, la quantità di scambi finanziari dentro la finanza non regolamentata è pari a 15 volte il PIL mondiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi prendete tutta la produzione del pianeta in un anno, date un valore economico a quella produzione, nei mercati finanziari non regolamentati gira 15 volte quel valore. Un altro dato è che se oggi lo scambio di beni è pari a 10.000 miliardi di dollari l'anno, quindi complessivamente io compro un'agenda, vendo un bicchiere, eccetera, tutto questo fa 10.000 miliardi di dollari l'anno, quella cifra sui mercati finanziari si scambia in 3 giorni, per darvi l'idea delle dimensioni. Pensate che la competizione sui mercati finanziari, perché voi immagino sappiate che i giochi in borsa non avvengono più come nei film degli anni 70 con le persone che si sbracciano dentro un luogo, ma il 75% degli scambi sono autoregolamentati dai computer, quindi senza nemmeno le persone sulle tastiere. Ci sono programmi per cui i computer sanno che se un certo titolo sale o scende automaticamente vendono o comprano, e la competizione è diventata per esempio questa, di trovare l'ufficio vicino alla City di Londra, una delle più grandi piazze finanziarie, un isolato più avanti del concorrente. Perché? Perché se io sono un isolato più avanti, la comunicazione via computer arriva a 4 nanosecondi prima di quello che sta nell'isolato di fianco, e quindi è il mio computer che fa partire tutte le azioni ai quali si adeguano gli altri computer. Sono interi scritti su queste cose che sembrano una follia, ma è esattamente quello che sta succedendo. L'altro filone che è stato aperto con insieme alla finanza è quello della messa sul mercato dell'intera vita delle persone. Perché? Beh, perché se io non posso, diciamo, fare profitti vendendovi dei beni, perché voi se potete comprarli avete già comprati fino a saturazione, oppure se non potete comprarli ovviamente non mi interessate, io devo trovare degli altri beni da farvi comprare. Ora però voi avete già comprato quasi tutto, che cosa vi faccio comprare? Beh, se io comincio a dire che l'istruzione non è più un diritto ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi non studierà più, ma quella che se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io comincio a dire che la salute non è più un diritto ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi morirà, semplicemente perché si curerà in ritardo, ma chi se lo può permettere pagherà per farlo. Se io comincio a dire che l'acqua non è più un bene di tutti ma un bene economico, ho fatto bingo. Perché? Perché per farvi comprare i cellulari, le automobili, io devo spendere miliardi di pubblicità. Non ho nessun bisogno di farvi spendere pubblicità per farvi comprare l'acqua, per il semplice motivo che voi tutti i giorni quando vi alzate siete necessitati a consumare acqua. Se quell'acqua è mia, io ho un mercato che gli economisti chiamano domanda rigida, cioè che indipendentemente da come vanno i mercati finanziari, indipendentemente dai terremoti e dagli tsunami, voi ogni mattina vi alzate e consumate acqua. Se quell'acqua è mia, io continuo ad avere un business garantito. Questo è il motivo per cui questo modello, per poter proseguire, è necessitato a mettere sul mercato l'intera vita delle persone. L'altra possibilità è che invertiamo la rotta. Allora, su questo io credo che i movimenti per i beni comuni, e capiamo un po' meglio anche questa parola, hanno un compito straordinario. Io devo dire che non sono in questa fase preoccupato dell'inondazione del termine beni comuni. Certo, quando vedo sugli spalti del San Paolo di Napoli Cavani un bene comune, un po' mi fa sorridere la cosa, non solo perché sono interista, ma insomma mi sembra che c'è un'esagerazione, no? Però l'inondazione del linguaggio segnala il cambiamento culturale che sta sotto. Cioè il fatto che, per esempio, l'esperienza del Movimento dell'Acqua ha messo in campo la categoria dei beni comuni in maniera forte, ma l'ha costruita anche come pratica sociale, comporta che oggi c'è un'inondazione del linguaggio che in questa prima fase va bene perché segnala che è avvenuto davvero un cambiamento culturale, che oggi si parla più spesso di solidarietà e meno di individui,
che oggi si dice sempre di più noi, il comune e meno l'io. Perché? Perché dietro la categorizzazione dei beni comuni c'è da una parte, diciamo a livello più immediato, c'è l'idea che tutto quello che io percepisco mi venga espropriato lo chiamo bene comune per dire che me ne devo riappropriare. In seconda battuta però dietro al bene comune c'è l'idea della ricostruzione di un legame sociale, perché parliamoci chiaro, l'orizzonte che ha costruito il modello liberista, detto in termini diciamo complessivi potremmo chiamarlo uno su mille ce la fa, e detto in termini individuali potremmo chiamarlo io speriamo che me la cavo. Questo è esattamente l'orizzonte in cui loro ci stanno dicendo fate tutto quello che volete ma uno su mille ce la fa, e chiedono a ciascuno di noi di porsi nella condizione di io speriamo che me la cavo. Cosa produce questo? Produce quella che io chiamo la solitudine competitiva, cioè ciascuno di noi da solo sul mercato in diretta competizione con l'altro. Allora il diritto al lavoro scompare e si trasforma nel dovere di dimostrarsi occupabili. Io e lei dobbiamo andare sul mercato, vince chi si dimostra più occupabile, cioè più conveniente perché accetta meno salari, meno diritti, eccetera, eccetera. I beni comuni e i servizi pubblici non esistono più ma diventano merci da comprare e la democrazia viene sostanzialmente espropriata. Allora oggi dire che noi vogliamo i beni comuni significa dire che noi vogliamo chiudere con la solitudine competitiva. Poi dovremmo approfondire, perché io invece sono d'accordo che in una seconda fase non si può banalizzare il termine dei beni comuni, altrimenti succede anche che il mio omonimo, più famoso segretario del PD, gira l'Italia dicendo che la campagna del PD si chiamerà Italia Bene Comune. E allora lì forse qualcosina va detta, non tanto perché non ci piace che lui usi quel termine, ma se bene comune non significa poi una pratica sociale e ovviamente proposte concrete che vanno in quella direzione, stiamo semplicemente utilizzando un termine appunto per svenirne il significato profondo. Dicevo che i movimenti devono fare un salto di qualità, perché? Perché noi fino ad ora siamo sempre intervenuti a valle e non a monte dei processi. Cioè noi lasciamo che gli altri prendano le decisioni e se privatizzano poi noi interveniamo a valle per contrastare le privatizzazioni. Noi lasciamo che siano gli altri a prendere le scelte economiche e produttive, poi interveniamo a valle per combattere le esternalità negative di quei processi. Bene, il fatto che oggi la forbice è esattamente tra quello che dice il Fondo Monetario Internazionale, che dice che è una sciagura se vivete di più, sciagura economica, e invece il movimento che afferma che esistono i beni comuni ci dice che oggi noi non possiamo più accontentarci di situarci a valle dei processi, ma dobbiamo risalire a monte. Faccio un esempio, noi per anni abbiamo parlato di consumo critico, un'esperienza straordinaria perché aiuta ciascuno di noi anche a cambiare culturalmente come persona, ma oggi non è più possibile attestarsi. Quando il mio amico Zanotelli 10 anni fa diceva la libertà comincia al supermercato, nella scelta di comprare, diceva una cosa giusta che oggi è assolutamente insufficiente, perché noi dobbiamo passare dal consumo critico alla critica della produzione, cioè non possiamo più accettare che siano altri a prendere le decisioni su cosa si produce, per chi si produce, come e dove si produce, per poi intervenire a valle, ma dobbiamo collettivamente cominciare a dire che tutti abbiamo il diritto di partecipare alle scelte su che cosa è utile produrre e cosa non è utile produrre. Io per esempio penso che le spese militari debbano essere eliminate e che non ci deve essere nessuna produzione di armamenti militari, ma questo finché lo dico ma accetto che il fatto succeda è evidente che non porta da nessuna parte. Noi dobbiamo cominciare a dire che invece noi dobbiamo partecipare alla decisione rispetto a questa cosa. E allora quando si dice riappropriamoci dell'acqua, riappropriamoci del territorio, riappropriamoci dei beni comuni, noi dobbiamo anche lì risalire come i salmoni la corrente e dire che per fare questo noi dobbiamo riappropriarci anche di altre cose, per esempio della finanza. Questa cosa strana e sconosciuta che noi pensiamo sia sempre appannaggio di qualcuno, beh, noi dobbiamo cominciare a dire invece che ce ne dobbiamo riappropriare.
perché io trovo intollerabile come si sta gestendo questa crisi, no? Ieri sentivo il presidente Monti che diceva è una vergogna, parlava del calcio ovviamente, è una vergogna che i debiti delle società di calcio che poi sono corrotte siano ripianati con i soldi di tutti. Ma sostituite squadre di calcio con banche, perché non dice la stessa cosa sulle banche? Perché non dice che la corruzione del calcio, e cioè dovuta alla liberalizzazione delle scommesse su tutti i mercati del mondo, non è esattamente quello che è avvenuto con la finanza? Tutti allarmati dagli asiatici che addirittura scommettono anche durante la partita su quanti calci d'angolo, ma nel mercato finanziario viene la stessa cosa. Nei mercati finanziari io scommetto sul rischio della Grecia. Succedono cose folli, per esempio voi sapete che io non mi posso assicurare sull'incendio della sua macchina, no? Ovviamente per due motivi, uno perché non la posseggo, due perché se mi assicuro sull'incendio della sua macchina, questa sera vado con un fiammifero vicino al suo serbatoio, evidente, no? E sui mercati finanziari si può fare. Io posso assicurarmi sul default della Grecia, anche se non sono greco, anche se non ho proprietà greche, anche se non ho titoli di Stato greci, io mi assicuro sul default della Grecia. Ora se lo fa Marco Bersani, non, i greci penso che non si allarmino, ma se lo fa la Deutsche Bank e poi comincia a mettere in vendita i titoli di Stato della Grecia che ha acquistato, e quindi se vende la Deutsche Bank i computer dicono ah, i titoli di Stato della Grecia non vanno bene, dobbiamo venderli, e allora li vendono anche gli altri computer, quando si arriva a sera qualcuno dice la Grecia non va bene, e siccome quella sera dice che la Grecia non va bene, alla mattina tutti vendono di nuovo i titoli di Stato della Grecia, e siccome li vendono alla sera diranno la Grecia va sempre peggio, poi il giorno dopo prosegue, ma nel frattempo io mi sono assicurato sulla crisi della Grecia, quindi quando la Grecia andrà in default io guadagno un sacco di soldi. Questo sui mercati finanziari si può fare. Allora noi dobbiamo cominciare a dire che anche la finanza non può più essere lasciata al mercato. Noi dobbiamo cominciare a dire che deve esistere una finanza pubblica gestita in maniera partecipativa. Qualcuno dice nazionalizziamo le banche, in senso astratto è totalmente giusto, in senso concreto è un termine che è poco comprensibile per tutti quanti, però possiamo cominciare da un pezzo. Per esempio esiste la Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti che cos'è? È una cassa che esiste da prima dell'Unità d'Italia, che raccoglie il risparmio postale dei cittadini. In questo paese ci sono 12 milioni di persone che aprono un libretto postale di risparmio postale o un buono fruttifero postale, cioè mettono i loro risparmi alla posta. La posta passa questi soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa Depositi e Prestiti fino al 2003 utilizzava questi soldi per permettere agli enti locali di fare investimenti a tassi calmierati. Cioè se il comune di Siena voleva fare un asilo nido, il comune di Siena no perché andava al Monte Paschi in Siena quando era una cosa seria e non quello che è diventata ora, ma diciamo un altro comune andava alla Cassa Depositi e Prestiti, accendeva un mutuo a tasso del 2% e questo consentiva di produrre servizi per un determinato territorio. Nel 2003 cosa succede? Decidono di privatizzare la Cassa Depositi e Prestiti, la trasformano in un SDA, poi fanno entrare per il 30% del capitale le fondazioni bancarie, guarda caso esattamente quelle che detengono la parte prioritaria delle banche che competevano con la Cassa Depositi e Prestiti. E cosa succede allora? Che la Cassa Depositi e Prestiti continua a prestare i soldi ai comuni, peccato che lo fa a tassi di mercato, 6,5%, 7%. E allora cosa succede? Che per un comune non è più conveniente andare dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi dove va? Va esattamente sul mercato bancario e finanziario, che è quello che le fondazioni bancarie dominano. Da qui nascono i grandi indebitamenti degli enti locali. Ma quanti soldi raccoglie la Cassa Depositi e Prestiti? Perché se uno non ha idea, perché quando ci dicono che i soldi non ci sono, allora voi pensate che tutto il sistema bancario privato, quello che adesso è in crisi nera, anche se ogni giorno dicono le banche sono tranquille, sono sicure, sono in crisi nera, vale 35 miliardi di euro. Cioè Unicredit, Monte dei Paschi, tutti insieme valgono 35 miliardi di euro. La Cassa Depositi e Prestiti solo di risparmio postale ogni anno raccoglie 225 miliardi di euro.
La cassa depositi prestiti ha una liquidità, vuol dire che hai soldi lì, di 130 miliardi di euro. La manovra Monti è di 30 miliardi, per darvi l'idea. Quando dicono che non ci sono i soldi, voi dovete sapere che non è vero, i soldi ci sono, soprattutto sono i nostri. Allora, se io vado in una banca e per chiedere un prestito mi fanno la scintigrafia, la radiografia, la genealogia, perché i soldi che noi mettiamo nella posta, che vanno alla cassa depositi prestiti, non abbiamo il diritto di decidere dove devono essere destinati? Perché non cominciamo a ragionare sulla ripubblicizzazione della cassa depositi prestiti, ma anche sul fatto che, siccome siamo noi prestatori di denaro, cominciamo a costituire comitati di utenti, anzi di prestatori, che dicono: i soldi che io metto alla cassa depositi prestiti devono servire agli enti locali a tassi calmierati, ma poi anche per tanti progetti che hanno finalità sociali e ambientali, che producono lavoro non noioso, anche se il nostro Premier non gli piacciono certi lavori, e per esempio il rifacimento di tutte le reti idriche di questo paese produrrebbe 200.000 posti di lavoro, di quello vero, continuativo, e non quello delle grandi opere che, oltre che a devastare i territori, produce lavoro precario e con un tempo ben preciso, dopodiché il lavoro non prosegue. Allora, cominciare a ragionare su questo, ma uno dice: ma come facciamo? Perché sembra tutto grande, no? Beh, cominciamo per esempio a ragionare: voi siete in una città dove magari i carabinieri e i poliziotti vengono qui, ma forse dovrebbero stare davanti alla sede del Monte Paschi di Siena, davanti alla società, alla presidenza. No, poi per carità, se vengono qui a toccare delle cose, è utile, no, ma lo dico per dire che voi siete in una città che è al tracollo. Avete il comune, che adesso arriva il commissario, il Monte dei Paschi di Siena, che è un disastro, il Siena Calcio, che adesso giocherà dietro le sbarre, immagino, per qualche anno. L'università ce la raccontate voi. Ma perché non cominciamo a dire tutto questo indebitamento da dove arriva? Cioè, perché noi continuiamo a accettare che qualcuno dica non ci sono i soldi, il comune è indebitato? E non cominciamo a dire: scusate, aprite i libri, i quaderni, fateci vedere chi ha originato quel debito, per che cosa quel debito è stato fatto, chi l'ha provocato, che parte hanno i derivati finanziari, che parte ha la corruzione, perché chi l'ha detto che quel debito lo dobbiamo pagare noi? Guardate che non sono cose fuori dal mondo, eh? La provincia di Pisa, per dirne una qua vicino, so che fra province toscane era meglio citavo qualcuno di qualche altra regione, perché il campanilismo in Toscana è una delle cose. La provincia di Pisa ha ottenuto da un tribunale l'annullamento di parte del debito perché è stato considerato illegittimo, semplicemente perché i dirigenti del comune di Pisa, della provincia di Pisa, sono fatti turlupinare da agenti bancari e hanno firmato cose che non conoscevano. Poi forse qualcuno dovrà curare anche la formazione dei dirigenti dei comuni, ovviamente, no? Però cominciare a dire che non c'è niente di quello che ci raccontano che noi dobbiamo prendere come dato indiscutibile. Allora, se qualcuno dice che c'è il debito, noi dobbiamo dirgli: vogliamo sapere che debito c'è, con chi ce l'abbiamo e perché. Se qualcuno dice non ci sono i soldi, noi gli dobbiamo dire: mi risulta che non è vero, vogliamo capire dove stanno i soldi, dove vengono destinati. Tutto questo è funzionale alla vera riappropriazione sociale dei beni comuni, perché guardate che se anche noi avessimo delle istituzioni che eseguono il risultato referendario, come dovrebbe essere in un paese normale, noi abbiamo il problema che dobbiamo fare tonnellate di investimenti, per esempio sul servizio idrico. E se gli investimenti sono solo decisi dalle leggi finanziarie del mercato, noi non ce la facciamo. Vi faccio un esempio, perché l'altro è l'ultimo elemento da considerare: il patto di stabilità. Il patto di stabilità ce lo raccontano come la galassia. Da bambini ti fanno vedere il cielo, ti dicono: questo è il grande carro, il piccolo carro, tu guardi, dici così, e certo è modificabile, peraltro è bello perché dovremmo modificarlo, no?
patto di stabilità, ce lo racconto anche in questa maniera, esiste il patto di stabilità, ma il patto di stabilità è una scelta politica. Se le spese militari sono fuori dal patto di stabilità, le spese sociali per l'istruzione sono dentro, è una scelta politica e di questo si tratta. Ora però il patto di stabilità viene utilizzato come la clava. Pensate alla contraddizione, questo chiama in causa anche gli enti di prossimità dei cittadini, gli enti locali. L'Unione Europea ha aperto un'infrazione con tutti i comuni italiani perché il 30% della popolazione italiana è senza depurazione ed è senza fognature, cosa indecente in uno che dovrebbe essere i paesi più industrializzati, eccetera. L'Unione Europea si è finalmente rotta di darci le proroghe e ha detto: da questo momento siete in infrazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che se entro fine anno non si fanno i depuratori e le fognature, dall'anno prossimo ogni giorno tutta l'Italia pagherà multe salatissime giornaliere fino a che non vengono fatti depurazione e fognature. Ora mettetevi nei panni di un sindaco, deve fare investimenti per fare fognature e depurazione, anche perché lui è la prima autorità sanitaria, quindi deve garantire la salute di un territorio, ma c'è il patto di stabilità che gli impedisce di fare gli investimenti. Come la risolve? Allora io dico che noi, per amore degli enti locali, dobbiamo essere spietati con gli enti locali. Noi dobbiamo dire ad ogni sindaco: tu devi decidere se sei il regolatore del traffico dei grandi capitali finanziari, quindi la BCE dice una cosa, il governo dice l'altra, la regione dice l'altra e tu esegui, o se tu sei il primo riferimento del territorio e dei cittadini che lo abitano. E allora, se da una parte c'è il patto di stabilità che ti impedisce di fare gli investimenti che servono al territorio e garantiscono salute al territorio, e dall'altra ci sono le esigenze dei cittadini, tu devi decidere da che parte stai. Guardate che voi dovete smettere di chiedere ai candidati sindaci di scrivere nel loro programma che l'acqua è un bene comune. Quello non si nega a nessuno. Voi dovete chiedere ai sindaci che scrivano nei programmi: dimmi dove, quando e in quanti prendiamo le decisioni sul ciclo dell'acqua. Dimmi dove, quanti e quando prendiamo le decisioni sul ciclo dei rifiuti. Questo devono scrivere nei programmi elettorali. E all'inizio del programma, invece di dire faremo questo, questo, questo e quell'altro, devono scrivere: se io sarò sindaco di questo territorio, passerò 5 anni a coinvolgere i miei cittadini in una grande battaglia collettiva contro il patto di stabilità. Perché se non si fa questa cosa, tutte le cose che io scrivo nel programma sono bugie. Questo lo dobbiamo sapere prima. Perché altrimenti funziona che loro scrivono che faranno tutto quello che scrivono, poi il giorno che vengono eletti cominciano a dire: la giunta precedente mi ha lasciato un buco di bilancio, cosa probabilmente vera. C'è il patto di stabilità, tutte le cose che vi ho detto non le posso fare. Allora questo può succedere ancora per un po' ai cittadini che non lo sappiano, ma chi si candida a sindaco non può portare l'ignoranza come elemento di giustificazione. Perché arrivo agli enti locali? Perché la battaglia che abbiamo detto sui beni comuni eccetera eccetera è la battaglia della democrazia. Parliamoci chiaro, in questo paese la democrazia non esiste più. La battaglia contro la casta, sacrosanta di per sé, però facciamo un po' attenzione. Perché ci stimolano la battaglia contro i privilegi? Perché finché lo diciamo noi che i privilegi non ci devono essere, io lo capisco, ma quando lo scrive il Corriere della Sera tutti i giorni in prima pagina, qualche sospetto mi arriva. E certo, perché? Perché se io mi arrabbio col politico che ha l'auto blu, rendo indiscutibili i mercati. Continuo a arrabbiarmi con persone concrete e fisiche che non meritano altro che arrabbiature, chiariamoci, ma penso che il problema sia tutto lì e non invece di chi prende le scelte politiche. Guardate che noi dovremmo essere furibondi con i politici, ma non per l'auto blu, quella è secondaria, per il semplice fatto che hanno accettato consapevolmente di espropriarci dei luoghi della decisionalità democratica consegnandoli ai grandi capitali finanziari. Quella è la vera colpa dei politici, che oggi ci
dicono, io non posso prendere